Siena, buongiorno Radio Siena TV in diretta, buongiorno, buongiorno Alessandro Landini, buongiorno, ben ritrovato in questo nostro martedì. Sono le 8.02 e cominciamo come sempre dando uno sguardo ai giornali nazionali mentre Alessandro sta ricercando sul suo telefono una cosa che ci potrebbe servire più tardi, ma ora non so se riusciamo, magari in pubblicità vediamo se ci riesce, anche io non sono molto tecnologica. Quindi giornali nazionali per dare un'occhiata a quello che succede e poi andremo anche in Toscana dove riparliamo del terremoto in Mugello grazie al nostro Federico Bacchini che è là, Simone Bacchini scusate, che è là e che ci ha mandato un bellissimo contributo. Intanto giornali nazionali, partiamo dal Corriere della Sera che ha un'intervista al Premier Giuseppe Conte che dice: Governo, serve il rilancio, il piano del Premier, taglio delle tasse, la legge elettorale, guardo al sistema tedesco, questa non è una novità, Conte non starò appeso, ecco l'agenda del 2023. Il succo è non starò appeso, bisogna fare una verifica con il PD e se il governo deve vivacchiare non vale la pena. Sì, sì, non solo con il PD, penso con Renzi e Renziani. Certo, anche. Giusto, io considero ancora PD, non ho ancora focalizzato questa cosa che lui ormai sta fuori. E anche mi con... pare che è lì che c'è qualche attrito, sì, qualche attrito maggiore. Ma insomma, sostanzialmente 15 giorni fa si stava dicendo proprio in questa trasmissione che il governo avrebbe avuto difficoltà ad andare avanti per la situazione così come si era, esatto, determinata a quel momento. Ora pare che invece alcune cose si siano assestate, insomma, alcuni contrasti sulla finanziaria. Vedremo, insomma, questa cosa a gennaio, se ci sarà, che cosa effettivamente produrrà. Di fatto è che continuamente dicono che non vivacchieremo ma servirà, però poi tutte le volte ritorniamo al punto da capo, è come un po' un mantra che si ripete, vedremo, vedremo. Di cose importanti da fare, fondamentali, ce ne sarebbero tante. Ce ne sarebbero. La finanziaria ha avuto la caratteristica di essere man mano depotenziata di tutti quegli aspetti che erano un po' più innovativi e al tempo stesso difficili, in particolare quelli relativi insomma al famoso intento di far pagare le tasse. Ecco, e questa cosa scandalosa. Tutti quei provvedimenti là si sono via via sgonfiati, insomma, quasi scomparsi. Proprio in prima pagina del Corriere della Sera c'è il caffè di Gramellini che parla proprio di questo, che dice indecenza fiscale, dove sostanzialmente lui dice in Italia dove ci si indigna di tutto, dei privilegi, delle caste eccetera, gli unici con cui non ci indigniamo sono gli evasori fiscali, che sono quelli che poi tolgono i soldi ai servizi, no? A scuole, non ospedali. Non fa allarme sociale, anche, esatto, sulla stampa locale, spesso da un po' di tempo a questa parte ci sono notizie di interventi della finanza, sì, individuano evasori e così via, ma queste notizie qua fanno meno scalpore che l'arresto del piccolo spacciatore, tanto per dire, dell'arresto del topo d'appartamento. Sì, sì, ecco. Sì, certo. Ieri il Presidente della Repubblica ha fatto... Questa è la prima pagina della Repubblica, è la tema di Mattarella, evasori io vi accuso, perché il capo dello Stato ha fatto questo durissimo attacco durante un incontro con degli studenti, con dei giovani fra l'altro, e ha parlato di una cosa indecente, l'evasione appunto fiscale come una cosa indecente, tolgono le risorse per aumentare gli stipendi e le pensioni, cioè tolgono le risorse che servirebbero allo Stato per... E insomma è bello, che è importante che il Presidente della Repubblica dica una cosa del genere, ma come dice te sembra un po' un aspetto secondario a tanti altri. Certo, direi che l'intervento del Presidente della Repubblica, come si dice, non fa, scusate, una piega né dal punto di vista del contenuto né dal punto di vista dell'intensità, insomma, assolutamente, ha pronunciato queste sue considerazioni, ha esposto questi suoi concetti.
Dopodiché, quando si arriva a tradurre questi principi in azione politica e di governo, lì ci sciogliamo le difficoltà, perché ovviamente l'evasione è così diffusa, come dimostrano quelle cifre, certo, che chiunque cerchi di combatterla davvero perde voti. Assolutamente. Altra notizia dalla Repubblica e poi torniamo a casa nostra. È stata la notizia un po' di ieri della politica internazionale. In Finlandia la premier di 34 anni, le donne al potere in Europa, dice Repubblica, e l'Italia resta degli uomini, perché prende spunto dalla nuova premier finlandese per fare anche una ricognizione, cioè dentro il giornale delle donne che guidano paesi e istituzioni, e vediamo che sono per l'appunto soprattutto nel nord dell'Europa. Sanna Marin, la più giovane capo di governo del mondo, Roma sempre più un'eccezione, perché invece appunto la politica italiana è sempre più una cosa degli uomini, e questa bella finlandese che fa notizia perché è donna, perché è giovane e perché, come ci tiene la Repubblica a sottolineare nella didascalia, è figlia di due mamme. Cioè tutto quello che da noi fa strano lei ce l'ha tutto, e quindi per questo fa notizia. Certamente. A me questa cosa, che siamo un po' come i panda allo zoo, mi mette ancora un po' ansia. Forse un giorno riusciremo a dare la notizia di, non lo so, un politico che fa il politico per, ma insomma, per le sue idee. Sai, abbiamo avuto Nichi Vendola a guidare la Puglia per molti anni, insomma, in Parlamento, quindi anche l'Italia, insomma, è in qualche modo disponibile, aperta. Dice che sta facendo dei progressi. Ma certamente. Bisogna vedere qual è il punto di riferimento che si sceglie, nel senso che se si sceglie punto di riferimento, che devo dire, paesi del nord, la Finlandia e così via, si vede un'arretratezza sociale, soprattutto sì, culturale, insomma, abbastanza marcata. Se si sceglie come punto di riferimento la nostra storia degli ultimi 40 anni, beh, anche su questo versante dei progressi, certo, ci sono stati, non quanti sarebbe necessario che fossero, ma insomma dei progressi ci sono stati. Quindi io non credo che appunto essere figlia di due madri o di due padri in Italia poi sarebbe un ostacolo insormontabile. Nella politica. No, non credo. Per le donne il problema è più complesso, insomma, nel senso che è un'esclusione, insomma, che ha motivazioni decisamente più ampie, insomma, e economiche e anche culturali, al di là, insomma, di questo ultimo aspetto, insomma, della vita della leader della Finlandia. Vedremo che cosa succede in Italia. Io spero ancora il primo premier donna, lo aspettiamo in gloria. Indubbiamente. Beh, insomma, c'è stata Nilde Iotti. Ah, beh, sì, certo. Camera, non solo Nilde Iotti, c'è stata anche Laura Boldrini negli anni recenti, insomma. E vabbè, facciamo un salto in pubblicità e poi torniamo a parlare degli affari di casa nostra. Buongiorno Siena, ancora in diretta, ancora con Sandor Landini. Facciamo un attimo il punto sulla questione che ha tenuto banco la settimana scorsa, che è quella del professor Castrucci, soltanto per dare notizia di come stanno evolvendo le cose, ovvero il consiglio, ieri l'università ha nominato il collegio di disciplina. Vediamo nel servizio che è andato in onda ieri sera nel TG di Siena TV chi sono i professori che ne fanno parte e quale sarà adesso l'iter. Il Senato era chiamato a formulare, a definire la composizione del collegio di disciplina, quindi molto rapidamente il Senato questa mattina ha esaminato le proposte del Rettore e nominato ufficialmente il collegio di disciplina dell'Ateneo, che era scaduto proprio negli ultimi giorni avviato sostanzialmente al collegio di disciplina, al quale sarà avviato il procedimento disciplinare del caso Castrucci, che veniva ricordato in precedenza. Nei prossimi giorni, al massimo la prossima settimana, ci sarà la prima riunione del collegio, il quale ovviamente è obbligato a rispettare una procedura che prevede, se non altro, anche di sentire la parte interessata, e quindi compatibilmente con i tempi necessari io conto nel giro di qualche settimana di poter giungere alla decisione definitiva, che poi dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione.
Ecco, questo è il rettore. Tra i professori ordinari sono stati designati Angelo Barba, Gabriella Piccini, Alessandra Viviani, mentre invece per la sezione riservata ai professori associati Claudia Faleri, Federico Lenzerini e Massimo Salleolini, e poi infine per i ricercatori i nomi sono Stefano Benvenuti, Serena Civitelli e Irene Mecatti. Questi sono i commissari del collegio di disciplina e dovranno sentire probabilmente anche il professor Castrucci, se andrà a farsi ascoltare. Certamente. Si diceva ieri che una delle ipotesi potrebbe essere un prepensionamento, visto che lui è vicino alla pensione, insomma, potrebbe essere una scelta. Ma così, se sì, di scivolo, come se dire. Sì. È possibile. Mm. Vediamo. L'importante è che questa cosa si stia chiudendo in questo modo, insomma, cioè con prima di tutto una condanna politica e culturale netta, insomma. Poi i provvedimenti disciplinari vedremo quali saranno. Secondo te come fa un professore a non pensare, o lo pensa, o quale molla gli ispira un atteggiamento del genere? Cioè, sa benissimo che certe esternazioni e certe posizioni scatenano una questione del genere. Cioè, perché, ma io, perché lo si fa? Ma io credo che sia... la motivazione di fondo sia il contesto, insomma, c'è caso, questo fatto di aver sdoganato, ma sì, certi c'è atteggiamenti caso, che 10 anni fa una esternazione di questo genere, al di là del fatto che non esisteva Twitter, ma insomma non ci sarebbe stata, insomma. Sono i tempi che corrono, insomma, che stanno determinando fenomeni di questo genere. Per contrapposto stanno determinando fenomeni come quelli delle sardine, insomma. Certo, entrambi, sì, e sì. Quindi scatta questo, scatta il sentirsi in qualche modo sdoganati in certi pensieri terribili, direi, in questo caso. A proposito di sardine, tu hai scritto sul tuo blog, insomma, che hai fatto un po' il curioso, hai guardato i sì, ragazzi, la piazza, sì, un po' da lontano per lasciare spazio ai giovani. Certo, ho seguito il consiglio di Daniele Magrini, sempre su Facebook, e diceva, ma insomma, chi ha una certa età stia un po' alle prode, come per, si dice, per lasciare spazio alle nuove generazioni, lasciare... E cosa però ne pensi? Un'occhiata sono andato a darla, insomma, sì, che c'era un numero ovviamente sì, consistente di persone, al di là, insomma, delle polemiche e dei tentativi diminuire, e era una piazza molto articolata, insomma, c'era molte generazioni, ma soprattutto però c'erano davvero tanti giovani, che non è una cosa di poco conto, insomma, in questo periodo. Poi saranno stati studenti fuori sede, erano sicuramente in parte senesi. Alcuni venivano dalla provincia, ma che significa questo? Non è che siamo a prendere il codice fiscale 7, di chi arriva. Esatto, di chi partecipava alla manifestazione. L'importante è che ci sia stato anche a Siena, insomma, questo movimento, insomma, che ha voluto mettere l'accento sull'importanza di essere anche da noi, insomma, più nettamente antifascisti, antinazisti, anche proprio per tornare proprio ai fatti recenti, appunto, di cronaca, insomma, e soprattutto ancorati ai valori della Costituzione, sia sul piano della democrazia sia sul piano, insomma, della giustizia sociale. Assolutamente. Compreso il tema delle tasse, si diceva prima, insomma, applicando la Costituzione implicherebbe, insomma, una diversa distribuzione. La Costituzione serve solo quando si vogliono fare le riforme a salire sulle barricate, poi in realtà non la considera mai nessuno, però insomma, ieri San Gimignano, anzi un paio di giorni fa San Gimignano ha regalato la Costituzione ai neo-diciottenni, ce lo ricordava ieri il corrispondente della Valdezza Filippo Tecce, questa iniziativa molto bella, simbolica ma anche... fattiva, insomma, è molto bello il regalo da parte del comune ai propri diciottenni, la Costituzione. Ci dobbiamo fermare di nuovo, pubblicità, e poi torniamo.
Buongiorno Siena, ancora in diretta, ancora con Sandro Orlandini, per andare su una notizia che ci ha incuriosito, ma che abbiamo ritrovato anche quello che stavamo cercando prima, perché tu eri stato un po' anticipatore di questa notizia che troviamo oggi sulla Nazione e che viene da una delibera. In realtà avevo visto anch'io ieri sull'Albo Pretorio. Centro storico, arrivano i minibus elettrici, progetto sperimentale per i tour turistici, visita suggestiva dei luoghi più significativi con traduzione plurilingue simultanea. Ovvero, quello che si capisce da questa delibera che riporta Orlando Pacchiani sulla Nazione è che partirà questo progetto di introduzione, giro turistico, sì, della città, del centro storico, con dei minibus elettrici. E tu avevi fatto anche una foto che forse la regia riesce... Eccola qua, di quando è fatta questa foto? Questa era stata fatta a giugno, credo, di quest'anno. Ora non mi ricordo esattamente il mese. girando per città, insomma, qui siamo all'angolo tra Via Città e Via dei Pellegrini, mi imbattei in questo mezzo che aveva una targa sperimentale con alcune persone a bordo. E sul mio blog scrissi: beh, probabilmente questo è un esperimento per introdurre nel centro storico mezzi di questo genere a disposizione dei turisti. E questa delibera sembra proprio confermare la tua intuizione. E come si dice, appunto, strego a sé. Oggi questa delibera conferma quell'ipotesi. E quindi probabilmente vedremo attrezzi di questo genere che girano per il corso e girano banchi di sotto e girano. Sono un po', città, diciamo, e così via. La versione senesizzata, e quindi più piccola, più ridotta, dei famosi bussoni rossi senza tetto, che, no? Esattamente. Che vediamo in tutte le città del mondo. Sembra essere una cosa di questo genere. Ma io, se devo dare il mio giudizio, ma d'altra parte non è una novità, è un giudizio di forte perplessità, nel senso che sembra proprio che questa città non la si possa girare a piedi, eppure il centro storico è un centro storico, in 20 minuti si vanno tutto una parte sommato, di dimensioni limitate. Era una grande città nel Medioevo, oggi è una città che si gira tranquillamente a piedi, senza bisogno di tutta questa serie di supporti. Io ho l'impressione che anche mezzi di questo genere non facciano altro che costituire un incentivo al turismo frettoloso, proprio, esatto, quel turismo che in mezz'ora si vedo tutto, arrivederci, disincentivare, grazie. Ecco, chi ha poco tempo, prendo il bussino, almeno ho l'impressione, do un'occhiata, vedo tutto, riprendo l'autobus e quello grande e me ne vado. A me pare che si tratti di un incentivo a un turismo di questo genere piuttosto che a un incentivo lento, informato, che magari va a scoprire, ne intende in qualche modo acculturarsi, che passando da Via Città non guarda soltanto la testa del cinghiale o gli occhiali, ma guarda anche la dirimpettaia facciata del Rossellino del Palazzo delle Papesse. Ecco, io pretenderò ancora un po', ma insomma è questo il turismo, secondo me, che andrebbe incentivato piuttosto. C'è anche un altro aspetto, se la decisione è questa. Sono profondamente d'accordo con te, dopodiché a me stupisce anche un po', mi lascia perplessa questo aspetto di parcogiochizzazione della città, cioè prima il trenino di Natale, la ruota panoramica e la pista del ghiaccio e il bussino e tutto quello che fa divertire, che fa folklore, che fa luci, suoni, trick e ballacche, invece che è appunto una fruizione un pochino più omologa. Il centro di Siena ha tante altre città.
Ma insomma, un bel cartello, insomma, il centro di Siena si gira bene a piedi. Muovete le vostre gambette. La città girando a piedi e magari anche bevendo qualcosa e acquistando qualcosa. È più facile. In ogni caso questa è un'iniziativa, leggiamo da Orlando Pacchiani, considerata al momento sperimentale, con permessi della durata di un anno e l'avvio del meccanismo di manifestazione di interesse per individuare le due società che saranno interessate allo svolgimento del servizio. Quindi siamo ancora una sarà in fase... quella della foto sicuramente. Chissà, vedremo. Siamo ancora in fase super sperimentale. Ultima notizia per la parte senese, poi cambiamo ospite e parliamo di rifiuti, tema al centro del dibattito. Viene dalle Scotte, dove ieri c'è stata una conferenza stampa importante con il direttore Walter Giovannini, il direttore generale, che ha parlato delle liste d'attesa di solo 7 giorni per molte specialistiche, cioè in molti ambiti. Soprattutto ha parlato di aver abbattuto i tempi di attesa nelle visite di controllo per patologie già in atto, quindi non il primo accesso ma chi deve fare appunto un percorso, diciamo, di controllo. Come sempre, poi ognuno ha le sue esperienze personali con i servizi pubblici, soprattutto di fronte alle strutture che dicono siamo molto bravi, c'è sempre quello che dice ma veramente io non mi sono trovato tanto bene, poi il caso personale non fa statistica, però pesa comunque. Senza dubbio le Scotte stanno facendo un buon lavoro. Mi pare che sia così, insomma, il tema delle liste d'attesa ovviamente è uno dei più spinosi nel nostro sistema sanitario. Se le statistiche che vengono oggi fornite alla stampa sono vere e corrispondono alla realtà e non avremo casi, insomma, in cui troveremo le smentite di cui te parlavi precedentemente, ma beh, venga, vuol dire si sta facendo un lavoro apprezzabile. E soprattutto perché dicono i vertici delle Scotte, i dati forniti non sono un punto di arrivo ma una tappa intermedia di crescita per continuare a migliorare, il che è sempre un faro da tenere ben puntato. Ci ricordiamo sempre che la sanità toscana è comunque nella fascia alta del funzionamento di quella statale, però è anche vero, come dico io senza voler sembrare banale, che quando uno si rivolge alla sanità pubblica normalmente lo fa perché ha un problema, altrimenti sta comodamente a casa sua, e quindi insomma dargli le condizioni per farlo nel migliore dei modi sarebbe sacrosanto. Torniamo alla cosa da cui siamo partiti, cioè dove vanno i soldi e le tasse anche nella sanità pubblica. Quindi... Se non ci sono le tasse, la sanità pubblica funzionerebbe molto meno bene, diciamo a questo modo, di come invece funziona. E funzionerebbe molto meglio con maggiori fondi, questa è la banalità. Fondi. Molto bene, grazie Sandro Orlandini di essere stato con me. Grazie, buongiorno. Ci vediamo la settimana prossima. Certamente. E poi siamo vicini alla chiusura per le vacanze estive, noi facciamo come a scuola. Natalizia. Sì, vedi? Io già vedo il sole in fondo al tunnel, ancora c'è da passarne, però facciamo come a scuola, vacanze natalizie, però martedì prossimo ci ritroviamo. Va bene. Buona giornata a te, grazie. Noi, prima di cambiare ospite, facciamo il nostro salto oltre le mura, come vi anticipavo prima, e andiamo da Simone Bachini, che è nel Mugello, a raccontarci la situazione del terremoto. Buongiorno Giulio, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Siena TV. Questa notte siamo rimasti qua nel Mugello, a Barberino. Questa è la palestra dove circa 100 persone hanno trascorso la notte dopo le oltre 130 scosse di terremoto, uno sciame sismico che ormai da 48 ore, possiamo dire, non abbandona questa zona, anche se fortunatamente nessuna persona è rimasta neanche ferita. I danni però purtroppo alle abitazioni potrebbero essere molti, ed è proprio di ora in ora con le verifiche agli edifici che si sta scoprendo che molte delle abitazioni sono inagibili. Lo scopriremo nelle prossime ore, sarà una giornata quella che
ci aspetta qua in Mugello davvero con tanta trepidazione, ma la cosa più importante è che questo sciame sismico si plachi, e questa è la cosa più importante. Qui è stata una notte tranquilla, le persone hanno dormito all'interno delle brandine. Questo è uno delle zone, appunto, questa è una delle zone allestite dalla Protezione Civile, l'altra proprio all'interno dell'autodromo del Mugello, dove 200 persone hanno dormito questa notte che per molti è stata di nuovo trascorsa in strada tra una scossa e l'altra. Anche chi è rientrato all'interno delle proprie case è stata ancora una notte complicata. Questa è la situazione e questo appunto quello che è stata questa notte, e soprattutto che cosa ci aspetterà questa giornata. Con il cuore qua in Mugello do la linea a voi a Siena, e ci rivediamo poi per raccontare i prossimi giorni quello che accade. Buongiorno. Ancora in diretta, ho cambiato ospite, come vede chi ci sta guardando in TV, e do il benvenuto a Giuseppe Tabani, direttore tecnico Sei Toscana. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuto. E come avevamo annunciato nella prima parte della nostra trasmissione, rifiuti, parliamo di rifiuti, che è un tema sempre molto sentito e molto dibattuto, ma anche fondamentale per la gestione del, non solo dell'economia dei territori, ma dell'impatto ambientale, della cultura. Insomma, bisogna parlare di rifiuti, forse lo facciamo troppo poco. Quindi noi oggi abbiamo rimediato, anche perché ci ha dato lo spunto per parlare di rifiuti il punto che ha fatto ieri Sei Toscana insieme al Comune, proprio sul servizio di raccolta differenziata con i cosiddetti cassonetti intelligenti, che si chiamano in gergo tecnico contenitori ad accesso controllato. Ovvero, siamo in fase di rivoluzione, i cassonetti che si aprono con la card, come avranno visto in molti, sono stati sostituiti alcuni cassonetti, si è stata messa questo meccanismo che si apre appunto con la carta elettronica, non da tutte le parti. Come funziona? Facciamo il punto di dove siamo, anche per fare ordine ai cittadini, fare chiarezza. Bene, allora il progetto per l'informatizzazione dei contenitori prevede praticamente la distribuzione su tutto il territorio esterno alle mura della città di Siena di queste postazioni ad accesso controllato, e complessivamente ne abbiamo installate 130 e ne saranno installate almeno altre 200, questo per completare tutto il territorio e dare la possibilità a tutti i cittadini di poter differenziare i loro rifiuti e conferirli all'interno di questi contenitori. I contenitori sono 4, 3 ad accesso controllato e uno no, che è quello del multimateriale, quindi plastica, vetro, lattine eccetera. Mentre la frazione organica, la carta e il cartone e il rifiuto indifferenziato avranno l'utilizzo della tessera informatizzata. Questa tessera ha i dati relativi al contribuente tari, e quindi noi riusciremo in qualche modo a tracciare, a monitorare quelli che sono i conferimenti degli utenti, sia da un punto di vista delle abitudini, quindi vedere quali sono gli orari di utilizzo per migliorare la qualità del servizio, per poter svuotare i contenitori quando è il momento, nelle ore o nei giorni più adeguati, sia per capire in qualche modo se c'è la propensione o meno di fare la raccolta differenziale. Qual è l'elemento che in qualche modo viene un po' criticato da parte di alcuni cittadini? È la calotta. La bocca piccola. La bocca piccola. Allora, perché la bocca piccola? La bocca piccola serve sostanzialmente per dare un input ai cittadini, che è quello di guardare i loro rifiuti a casa e differenziarli in modo da far sì che il rifiuto residuo sia il minore possibile, per incrementare questo processo di selezione dei rifiuti e di raccolta differenziata. Cioè io differenzio il più possibile per avere l'indifferenziato, che mi rimane poca cosa. Questo è il senso della calotta, che poi praticamente traduce un po' quello che è il mastello sulla raccolta porta a porta.
c'è la raccolta per cui si fissano dei giorni particolari e conseguentemente poi si vanno a ritirare questi rifiuti. È chiaro che è un processo di cambiamento culturale, di abitudine, però noi... E in Italia siamo sempre un po' restii al cambiamento culturale, bisogna sempre adeguarsi un po', no? All'inizio, ah oddio, che facciamo? Ma, di fatto, voglio dire, c'è una norma regionale che prevede il 75% di raggiungimento di raccolta differenziata. La normativa europea in realtà ci dice un'altra cosa, ci dice che è importante misurare quello che è il rifiuto che va a effettivo recupero. Quindi diciamo, differenziare bene, come dicevamo bene. A microfoni spenti. Sì, bisogna lavorare sia per differenziare i rifiuti e quindi separarli, ma separarli anche in maniera adeguata. Questo perché ci permette in qualche modo di avere materiali pronto uso per l'industria. E questo non è una cosa banale da un punto di vista del bilancio economico e sociale anche della nostra società. Cioè per far società. Sì che questi rifiuti poi entrino nel circuito vita. Della nuova esatto. vita. Esatto. Allora, noi abbiamo detto che il primo step è partito in alcune zone della periferia, Taverne, Via Retina, Coroncina, Cerchiaia, Via Retoselli, Volte Basse, Massetana Romana e Sant'Andrea. Questa è la prima parte dove c'è la sì. sperimentazione in atto. Lei ci diceva che nei prossimi mesi sarà mappata tutto il resto della zona senese, chiaramente centro storico escluso, perché il centro storico è quello dove funziona il porta a porta e lì poi vediamo dopo. Voi avete mandato 11.000 card, se non sbaglio, avete detto sì. ieri in conferenza stampa, alle prime utenze che incidono su questi territori. Di queste soltanto circa la metà sono state attivate. Cosa devono fare i cittadini che o non l'hanno ricevuta o non l'hanno attivata? Allora, i cittadini che l'hanno ricevuta potranno telefonare in Sei Toscana o attraverso il sito internet e attivare la propria tessera. Okay. Cosa vuol dire attivare la propria tessera? Capire se la tessera è giunta al destino, darci riferimenti e noi poter fare in modo che questa tessera sia sbloccata e quindi possa essere utilizzata per aprire il contenitore nel momento in cui i contenitori saranno bloccati. In questo momento i contenitori stanno funzionando registrando soltanto il numero degli accessi. Okay. In futuro ci diranno, oltre al numero degli accessi, effettivamente chi li ha utilizzati e quanti. Quindi anche il monitoraggio degli utenti. Esatto, quindi anche il monitoraggio degli utenti. È un processo chiaramente di responsabilità, no? Diretta, però è un sistema estremamente flessibile, perché a differenza del servizio domiciliare dove ci sono giorni e orari, questo dà la possibilità a tutti i cittadini di poter conferire i loro rifiuti quando più li aggrada, cioè a secondo le loro abitudini, senza cambiarle, semplicemente differenziandoli meglio. Quindi noi riteniamo che sia un processo di ottimizzazione, ma oggettivamente poco invasivo. Allora, i cittadini cos'è che dovranno fare? Dovranno telefonare al numero appositamente predisposto di Sei Toscana, che è 0577 179 9280, per attivare la tessera. Cosa succederà se non attivano la tessera o magari non gli è arrivata? Allora, intanto da oggi circa 1000 tessere saranno consegnate al domicilio, perché nell'implementazione del servizio, a fronte della revisione delle utenze, 1000 utenti non erano all'interno del perimetro, e quindi ci saranno 3 nostri addetti che porta a porta andranno a consegnare. Sono 3 giovani ragazzi, 2 ragazzi e una ragazza, che vanno porta a porta. Ieri li abbiamo conosciuti in conferenza stampa, ci sono anche le foto sul giornale, quindi se sono gli addetti di Sei Toscana con il loro tesserino, insomma, sono veri, non vi fate impaurire da chi suona a casa. Quindi contestualmente a fine mese, loro lavoreranno da ora fino a fine mese, dal 7 di gennaio fino al 18 noi apriremo uno sportello al pubblico dal lunedì al sabato in orario dalle 11 alle 14 alle 16.30 alle 19.30 dal 7 al 18 gennaio, proprio perché i cittadini che hanno ricevuto la tessera o che non l'hanno ricevuta e la vogliono attivare possono passare dai nostri uffici e quindi capire un po' come funziona il sistema, avere le informazioni, ritirare le tessere. Dopo il 18 fino al 31 l'ufficio con gli stessi orari rimarrà aperto, ma 3 giorni a settimana, quindi martedì, giovedì e sabato. Questo per permettere a tutti i cittadini
di poter ritirare, avere quanto informazioni di loro necessario. Ricordiamo che se non l'avete ricevuta è anche perché state nelle zone dove ancora i cassonetti intelligenti non ci sono, cioè se voi non abitate in quelle zone di riferimento che dicevamo prima, quindi Massetana, Sant'Andrea, Voltebasse, eccetera, ma abitate in altre zone, non avete ricevuto la card perché ancora avete i cassonetti vecchio stampo, la riceverete quando andrà a regime. Sì, chiaramente fin da dopo le feste di Natale ripartiremo con l'implementazione delle postazioni. Certo. E chiaramente man mano che metteremo le postazioni, prima di metterle informeremo i cittadini, manderemo lettere informative al DEPEAN dove... Facciamo un attimo chiarezza su una cosa, che ancora non si paga in base al conferimento, cioè non serve la furbata del lo vado a buttare in un altro cassonetto, lo lascio per terra così non passo la tessera e non pago, perché a un certo punto si era un po' fatta anche questa confusione, certo. No? La tessera registra il mio rifiuto e quindi mi calcola la bolletta, questo ancora non esiste, forse esisterà quando tutto il sistema sarà completamente a regime. No, ti ringrazio di questa precisazione. Allora, è chiaro che il sistema accesso controllato ci permette domani di poter applicare il criterio della tariffa puntuale, ovvero che i cittadini potranno pagare in funzione della quantità di rifiuto indifferenziato che conferiscono. Però questo è un sistema che andrà, potrà essere applicato soltanto quando tutta la città avrà il sistema accesso controllato e o i sistemi di raccolta domiciliare tracciati. Allora si potrà, sulla base di quello che è il costo generale del servizio, delle quantità totali dei rifiuti prodotti, andare ad applicare in maniera puntuale una tariffa in funzione del quantitativo dei rifiuti che si producono. Per ora diciamo, questo non c'è. Questa è una propensione a cominciare a ragionare per dire ma io posso fare meno rifiuti e differenziare di più e arrivare all'obiettivo di legge del 75%. Quindi è un momento di propositività, no? Quindi fate le cose bene perché ci aiutano ad avere il quadro più chiaro, certo, su cui lavorare dopo, giusto? Perfetto. Pubblicità e poi torniamo, non abbiamo finito. Buongiorno Siena, ancora in diretta, ancora con me Giuseppe Tabani, direttore tecnico di Sei Toscana. Siamo quasi in chiusura, dicevamo l'obiettivo è la differenziata al 75%, è un obiettivo regionale, e quando lo raggiungeremo? Nel 2022, tre anni per raggiungerlo, bisogna fare un lavoro importante sulla raccolta ma anche sulla cultura della differenziazione, no? E per sgombrare il campo, perché a volte si dice ah ma tanto cosa si differenzia a fare, che tanto poi quando prendono i sacchetti li buttano tutti dalla stessa parte. Sgombriamo il campo, non è vero, la differenziata funziona perché poi ha un canale appunto di recupero, no? Certo. Togliamoci gli alibi, la differenziata va fatta, non ci sono alibi. No, la differenziata va fatta e voglio dire, consideriamo che i nostri rifiuti rappresentano una materia prima seconda importante per l'industria, cioè carta e cartone vengono riciclate nelle cartiere nazionali, fino a 2 anni fa andavano all'estero in Cina, adesso con la chiusura del mercato vengono riciclate sul mercato nazionale, ovviamente quando andavano in Cina venivano retribuite meglio, oggi il prezzo è più basso, con il vetro si fa nuovo vetro, con i metalli chiaramente si fondono nuovi metalli, l'alluminio, con le plastiche si fanno nuove plastiche, quindi è importante differenziare i rifiuti e differenziare bene, perché vedete tutti i nostri rifiuti che vengono conferiti all'interno dei contenitori poi passano attraverso degli impianti, delle piattaforme di valorizzazione, quindi vengono puliti, vengono tolte le impurità e a fronte di questa pulizia che è onerosa ovviamente, poi vengono imballati e inviati agli impianti di trattamento. Se noi riusciamo a rendere più puliti i nostri rifiuti all'interno dei contenitori, riduciamo questo impegno sulle piattaforme e di conseguenza il rifiuto viene utilizzato meglio. In più non spendiamo per gli scarti della nostra pulizia, quindi siccome il servizio stranamente e inconsapevolmente al 50% lo fa il cittadino, cioè una delle cose che noi non ci rendiamo conto è che da cittadini facciamo una parte del servizio, ovvero andiamo ad acquistare una merce e lì decidiamo quanto rifiuto prendiamo insieme al bene che vogliamo. A casa lo separiamo, poi lo portiamo al contenitore, da lì parte il servizio delle aziende e degli impianti.
Quindi la consapevolezza e il lavoro che dobbiamo fare, che forse è stato trascurato nel tempo, è quello proprio di ridare ai cittadini la consapevolezza e anche l'informazione giusta di migliorare, per essere parte attiva di questo processo. E la tariffa puntuale, quel famoso ragionamento successivo, sta poi a premiare in qualche modo chi consapevolmente si comporta meglio. Certo. Per fare tutto questo, ora non è il momento di parlarne perché dicevamo ci sarà un altro momento, però per fare tutto questo bisognerà passare anche dalla raccolta del centro storico, dove porta a porta crea altri problemi, e appunto la tracciabilità, bisognerà capire come tracciarla, perché non hai la scheda del cassonetto, non avendo ovviamente i cassonetti. Avrai altri momenti di recupero e di raccolta dei rifiuti, che adesso sono troppo spostati nell'arco della giornata, perché spesso li troviamo, bisogna che glielo dica, li troviamo fuori fino a tardi, quindi evidentemente anche il centro storico deve passare attraverso un progetto di riorganizzazione, immagino. Sicuramente sì, È un ragionamento aperto con l'amministrazione comunale, appena sarà... ci saranno i presupposti per poterlo presentare, lo faremo. Tra l'altro anche ieri in conferenza stampa proprio l'assessore Buzzichelli, rispondendo a una domanda su questo, perché ricordiamo che da gennaio dovremo differenziare obbligatoriamente anche l'organico, e anche questo per il centro storico è una questione aperta, cioè capire come si fa a differenziare l'organico, cosa che oggi non viene fatta proprio perché non c'è il sistema, no? Sì, viene raccolto soltanto alle attività di ristorazione e di somministrazione, però non per i cittadini. Quindi diciamo una piccola rivoluzione, che ci sono delle partite aperte che andranno a posto, magari no, però che cominceranno a delinearsi dopo l'inizio dell'anno nuovo. Sicuramente sì. E lei tornerà a raccontarcele. Certo. Ultima cosa, per chi ha bisogno delle ultime informazioni su come riciclare, come differenziare, ci sono tutte le informazioni anche sul sito di Sei Toscana, giusto? Allora, sul sito di Sei Toscana ci sono tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione dei rifiuti. Ci sono anche i video, i tutorial per vedere come funzionano i cassonetti, che ricordo è un'operazione estremamente semplice. La card, c'è un pulsante, si preme il pulsante, si avvicina alla carta, si legge praticamente il nome, si sblocca il contenitore e si può aprire il contenitore. Stiamo lavorando per poter dare un ulteriore servizio al cittadino, che è quello dell'utilizzo dello smartphone. Addirittura aprire contenitori con lo smartphone. Saremo super tecnologici. Sullo smartphone anche avere quelli che sono gli effettivi conferimenti per tipologia fatta. Fantastico. E quindi a questo punto il sistema sarà oggettivamente ancora più trasparente, quindi i cittadini potranno anche avere, come dire, un riscontro oggettivo del loro gesto. Benissimo, allora voi lavorate per sistemare tutti questi aspetti, i cittadini lavorano per capire meglio come fare le cose, e l'obiettivo è per tutti una gestione ottimale del rifiuto, che è anche insomma una partita ambientale aperta per tutti noi. Io l'aspetto, me l'ha promesso, quindi quando ci sono novità lei torna a raccontarcele. Perfetto. Va bene? Grazie a Giuseppe Savagni, direttore tecnico di Sei Toscana, per essere stato con noi. Io sono in ritardissimo anche oggi, la mia regia mi odia. Grazie Samu Pires in regia, noi ci vediamo domani alle 8 con Buongiorno Siena, non prima di dare la parola a Emilio Mariotti, che ci parla oggi di libri. Si è parlato tanto nei giorni scorsi dei risultati ottenuti dagli studenti italiani nello studio dell'OCSE relativo alla capacità di lettura relativa ai quindicenni italiani. Questa indagine, fatta relativamente al ciclo 2018, al ciclo scolastico, ha coinvolto 11.785 studenti per 550 scuole. Abbiamo sentito parlare di risultati a livello nazionale un po' preoccupanti, più che altro sul lungo periodo, in quanto è stata registrata una forte diminuzione della capacità di lettura secondo questi risultati, però non abbiamo sentito parlare nello specifico dei dati relativi alle nostre zone. Io ho fatto una piccola ricerca, non ho trovato i risultati a livello regionale, né tantomeno quelli a livello provinciale o comunale, però ho trovato il dato
il dato per, la, per il centro, insomma, quindi qualcosa di più vicino a noi. E questi risultati relativi al centro sono meno preoccupanti del dato nazionale, in quanto anche sul lungo periodo, cioè dalla prima rilevazione contata, cioè quella del 2000, si registra una sostanziale tenuta di questi di questa, questo livello generale di comprensione della lettura, che comunque è inferiore al dato medio dell'OCSE, in quanto comunque gli studenti italiani sono leggermente più indietro rispetto alla media. E si nota in questi dati comunque anche una certa differenza territoriale, no, una certa, una forte differenza territoriale, che vede il centro sostanzialmente in linea con il dato OCSE medio, quindi il dato del centro è 484, invece quello dell'OCSE è 487, mentre il sud è molto indietro e il nord è avanti complessivamente. In questo dato, questi dati fanno venire fuori anche la forte differenza fra gli istituti liceali, fra i licei, che sono molto in alto, e gli altri istituti, i tecnici, gli industriali, i corsi professionali. Questo era comunque abbastanza prevedibile. Questi dati presentano anche differenze relative a dei livelli, dei livelli con uno che è sotto il minimo e due è il minimo, e poi dopo gli altri livelli sono superiori, proprio delle gradazioni per, la, per stabilire il livello di comprensione di lettura. Il livello minimo, il livello 2, è superato ampiamente anche al centro, da più dell'80% circa, mentre il dato italiano è il 77%. Anche qui c'è una forte differenziazione tra il nord e il sud, e come anche questo è abbastanza prevedibile, perché comunque sappiamo anche che il nord ha anche prestazioni anche a livello economico molto più elevate, il centro se la cava bene, chiaramente non bisogna essere contenti, bisogna sicuramente migliorare e investire, perché comunque l'istruzione è un cardine della società, e poi comunque una elevata capacità di lettura serve anche a riconoscere poi le informazioni corrette e le dalle fake news, che sono una specie di piaga che nei nostri tempi. Quindi il centro fa bene, si comporta bene, ma possiamo fare di meglio.